Bentrovati amici telespettatori con questo nuovo appuntamento di conversazione con. Ospitiamo nei nostri studi il dottor Marco Tricoli, imprenditore del settore portuale, ma dobbiamo dire presidente dell'Associazione Operatori Portuali e Marittimi. Benvenuto nei nostri studi. Parliamo un attimo un po' di quella che è la situazione del porto di Crotone e credo che nessuno meglio di lei possa darci le giuste informazioni. C'è un progetto di sviluppo, c'è una possibilità di sviluppo del nostro porto, visto che abbiamo sempre sentito parlare della necessità di rendere questo porto un porto importante per la Calabria, ma ancora ad oggi, insomma, credo ci siano tante difficoltà. Grazie, grazie Giussi per il tuo invito. Intanto mi lusingano le tue parole come esperto, senza dubbio io faccio parte di un gruppo di persone, di professionisti e di imprenditori che negli ultimi anni, dal 2012, in particolare quando ho avuto l'onore di coinvolgere, di guidare un gruppo di imprese, allora riunite in comitato, oggi in associazione, per discutere nelle varie sedi istituzionali e anche televisive, perché ricordo i tanti incontri fatti anche qui con te, della tematica dello sviluppo del porto di Crotone, del piano regolatore portuale in particolare e di tutte quelle che sono le dinamiche di sviluppo legate al porto di Crotone. La nostra città, come tutti ben sappiamo, ha una posizione strategica che ne ha fatto, fin dai tempi della sua antica fondazione, un porto fondamentale nelle rotte di navigazione, quindi la posizione prospiciente che ha Crotone. E ora, la situazione particolare che noi viviamo è senza dubbio un momento strategico per il nostro territorio, ma io oserei dire, come ho fatto tante volte negli incontri che abbiamo avuto, anche proprio a livello nazionale e europeo, in un'ottica di sviluppo dell'area vasta della macroregione adriatico-ionica, il porto di Crotone può svolgere davvero un ruolo fondamentale per lo sviluppo, ad esempio, di altri porti e creare sinergia anche con altre nazioni. Vedi l'Albania, vedi il Montenegro, vedi la Grecia, la Croazia o altri porti nazionali, come ad esempio quelli all'interno del Golfo di Taranto, Gallipoli, il porto di Policoro di Taranto, che possono creare un sistema trainato anche dal porto di Crotone, che fortunatamente dispone davvero di spazi molto molto vasti, perché i nostri antenati costruirono un porto che era orientato a uno sviluppo industriale, che poi tutti sappiamo bene, ahinoi, come finì con gli anni 80 e gli anni 90, la globalizzazione, quella che è stata la deindustrializzazione, e quindi oggi abbiamo davvero un'opportunità fantastica di sviluppo e di creare davvero una serie di attività imprenditoriali che il porto di Crotone può accogliere tutte. Quello che stai dicendo è molto importante perché non è soltanto per il mondo delle imprese portuali, ma proprio per il nostro territorio. Si è sempre parlato di corridoi adriatico, un corridoio adriatico-ionico, perché si voleva in qualche modo, non solo per quanto riguarda il porto, anche per le strade, avviare un progetto, no? Che permettesse di unire la Calabria al resto del paese dell'Italia. Ma il porto sicuramente rappresenta per noi una fonte importante anche per il turismo. Noi siamo una città che, come ben detto tu, non ha più le fabbriche. Dopo la dismissione delle fabbriche si è andati alla ricerca di quella che doveva essere la nuova proposta imprenditoriale, economica della nostra realtà. Il turismo con il porto, perché ogni tanto attraccano delle navi nel nostro porto, il turismo è sicuramente un sistema che potrebbe rendere questa terra una terra economicamente migliore, visto che siamo sempre fanalino di coda. Assolutamente, assolutamente sì. Le attività, come dicevo, portuali che Crotone può e deve accogliere sono svariate e molteplici. Le teorie, i dibattiti anche tra i professionisti che ci sono nell'ambito dello sviluppo portuale a volte creano un pochino di confusione o piuttosto di anche contrapposizione tra varie possibili traiettorie di sviluppo. Turismo, cantieristica, pesca, attività mercantile, anche se attualmente non abbiamo più gruppi industriali, possono e devono convivere nel porto di Crotone. La ricaduta in termini economici è enorme.
Considerate che soltanto nell'ambito, ad esempio, del diporto turistico, che è un po' il settore che anche con la mia azienda tocco maggiormente, quindi non parliamo di navi da crociera, ma parliamo di navi da diporto, sì, o quelli che vengono definiti gli yacht, hanno una ricaduta sestanziali in termini di milioni di euro annui a singola unità navale. Cioè, una barca di dimensioni medio-grandi, ormai oggi il medio-grande parliamo dai 30 metri in su, se riesce a diventare stanziale, ovvero non di transito, ma tutto l'anno praticamente, che sverna e rimane ferma nel porto di Crotone, cosa che è veramente possibile, vista la nostra posizione al centro del Mediterraneo, strategica e la vicinanza a due aeroporti, ha una ricaduta di milioni di euro in termini di indotto economico, non solo all'interno dell'ambito portuale, ma all'interno di tutto il territorio, per tutti i servizi necessari. Di conseguenza, oggi davvero noi possiamo e dobbiamo puntare al settore delle crociere, sicuramente, dal mio punto di vista, è un settore che non va assolutamente ignorato e va potenziato, e oggi fortunatamente in questo 2020 avremo per la prima volta un numero di navi sopra le 20 unità, e in tre occasioni ci sarà la contemporaneità di due navi da crociera lo stesso giorno. E il settore del diporto è un settore che assolutamente Crotone può sviluppare al meglio. Aggiungerei altri settori che invece sono anche utili e poco sviluppati da noi, che sono quello della cantieristica e quindi di tutti quei lavori di manutenzione, di assistenza alle imbarcazioni, e il settore anche della pesca, che purtroppo oggi vive in una situazione drammatica di una crisi profonda, ma anche a livello logistico portuale. Non abbiamo mai avuto un'area destinata alla pesca degna della professionalità e del lavoro che i pescatori e le imprese del settore ittico devono svolgere, perché non hanno una loro area all'interno del porto. Quindi, anche il fatto che il nostro mare non può essere in nessun modo, in alcune zone, proprio utilizzato anche dai pescatori. Sì, no? Sì, senza dubbio l'aspetto dell'area marina protetta, ma in generale la pescosità dei mari purtroppo rispetto agli anni è calata. È molto calata. Resta il fatto che un aspetto molto penalizzante per le attività della pesca è anche proprio l'assenza di un'area dove possono avere dei box, dove possono avere una zona chiusa, dove non subire costantemente anche furti, ad esempio come accade a bordo di alcune barche, o comunque il decoro naturale che qualsiasi attività deve avere, e di conseguenza generare posti di lavoro e generare ricchezza. E infine quella dell'attività delle merci. Nonostante non abbiamo fabbriche, Crotone continua e dovrà sempre continuare ad avere un'area del porto che è destinata allo scarico carico merci. Certo, insomma, il nostro porto potrebbe essere veramente, come dicevamo all'inizio, un punto di riferimento per la nostra economia in diversi settori. E si è parlato tanto di un master plan che riguarda proprio il porto di Crotone, e c'è stato anche il coinvolgimento, credo, della Camera di Commercio. Esatto. Ecco, questo master plan è una proposta accolta, una proposta da rivedere? Qual è la situazione? Allora, anche in questo caso va fatto un po' di chiarezza. Noi, io personalmente esprimo profonda soddisfazione per il lavoro che la Camera di Commercio, insieme all'autorità portuale di Gioia Tauro e della Calabria, che è l'organo che amministra il porto di Crotone, sono riusciti a raggiungere insieme. Nel 2012, quando abbiamo iniziato il percorso di discussione, di condivisione con l'allora presidente Pepparelli, che svolse un lavoro egregio alla Camera di Commercio, coinvolgendo ovviamente tutte le istituzioni territoriali, iniziavamo a parlare appunto dell'importanza del piano regolatore portuale. Il master plan che oggi è stato approvato dall'autorità portuale di Gioia Tauro e cofinanziato dall'autorità portuale di Gioia Tauro e dalla Camera di Commercio, che insieme hanno investito
circa 20.000 euro per dare incarico a una importante ditta nazionale di redigere questo studio, è un risultato, a mio parere, fantastico. Perché? Perché fa sintesi di tutti questi anni di discussioni tecniche, che magari adesso, anche per motivi di tempo o comunque essendo un po' complicate, non sto qui a specificare, proprio dell'orientamento delle banchine rispetto ai venti, certo, di quanto scavare i fondali, dragare i fondali, legato alla bonifica del territorio e del fondale portuale, garantendo questo che dicevamo, appunto, questa possibilità fantastica che ha il porto di Crotone di sviluppare al meglio tutte le varie aree, quindi destinare le varie zone del porto a cantieri, pesca, diporto, crociere, settori diversi. Esatto, che poi non è nient'altro che alla fine il piano regolatore portuale dovrà fare questo. Quindi è un risultato, a mio parere, fantastico, proprio perché è stato redatto e approvato con un provvedimento ufficiale dell'autorità portuale di Gioia Tauro e della Calabria. Di conseguenza, questo master plan, che è consultabile sulla home page della Camera di Commercio di Crotone, è di fatto la base stessa del piano regolatore portuale. Quando noi approveremo il piano regolatore portuale, Giusy, ed è anche il motivo per il quale noi imprese siamo riusciti a metterci tutti insieme nel 2012 a fare sistema oltre 40 aziende, che è una cosa che raramente si riesce a fare, è proprio perché Crotone sta vivendo un momento decisivo per l'approvazione di questi strumenti urbanistici e pianificatori, PSC, per quanto riguarda l'intero territorio, piano strutturale, piano strategico comunale, e PRP, piano regolatore portuale. Il piano regolatore portuale è di fatto lo strumento che permetterà alle istituzioni, all'autorità portuale, di investire le centinaia di milioni di euro o i miliardi di euro nel lungo periodo per completare l'infrastruttura portuale, quindi utilizzando fondi europei, fondi statali, fondi della stessa autorità portuale, che faranno sì che Crotone si doti finalmente di un'infrastruttura portuale completa, ultimata, perché attualmente non è ultimato il porto di Crotone. Vedete Spiaggia delle Forche, l'area d'ingresso alla città è attualmente ancora una spiaggia, non è una banchina. Quindi, completando quei 500 metri di banchina, si permetterà finalmente di riuscire a razionalizzare tutte le aree e destinare cantieri, pesca, grandi navi, diporto, marina. Quindi un piano regolatore che permetterebbe in realtà, insomma, di creare un'area destinata a quella che noi consideriamo l'economia del momento, perché altrimenti, dobbiamo dire, nella nostra terra c'è poco e niente. Abbiamo, come al solito, la fuga dei cervelli, ma abbiamo bisogno invece di avere nella nostra terra anche i giovani che si sentano di impegnarsi in questo ambito, tenendo conto che il mare è un bene comune, insomma, no? Senza dubbio, come dicevo prima, il porto di Crotone ha la possibilità di avere una ricaduta economica in tutte le attività del territorio. Per far sì che si fermi in parte questo esodo catastrofico che sta accadendo nella nostra città, come in tante altre città della Calabria, ovviamente è legato all'aspetto economico e di gratificazione personale che impone di fatto l'emigrazione e la fuga, non essendoci occupazione e non essendoci benessere. Di conseguenza, il porto senza dubbio ha un ruolo centrale nella città di Crotone, perché nel momento in cui viene ultimato, nel momento in cui si riesce a sviluppare al meglio tutti questi settori che ho elencato prima, Crotone senza dubbio avrà un giro economico e di affari tale che sicuramente tante posizioni lavorative si creeranno e permetteranno quindi di arginare in parte la fuga. Ovviamente non, dal mio punto di vista, non basta solo quello, servirà anche altro nel certo. campo culturale, in tanti altri settori, che però ovviamente viene di conseguenza. Il mercato è una macchina automatizzata, bisogna far sì che la politica e le istituzioni permettano un'infrastrutturazione, quindi un contesto ambientale
che permetta lo sviluppo del mercato. Questo deve fare la politica, questo devono fare le amministrazioni pubbliche, fare i piani strategici fatti come si deve, creare delle strategie per l'utilizzo dei fondi, perché in questo modo l'economia e il mercato si sviluppano e in questo modo si crea lavoro. Aggiungiamo che il fare sistema è importante. Quindi fare sistema tra istituzioni, mondo dell'imprenditoria, significa anche avere la possibilità di un percorso comune dove gli obiettivi sono obiettivi che riguardano un po' tutta la nostra società. Il rapporto dell'Associazione Operatori Portuali e Marittimi con l'autorità portuale di Gioia Tauro, un rapporto di collaborazione, di rispetto reciproco? Certo, assolutamente sì. Rispetto c'è sempre, e questo che dicevi tu Giussi è fondamentale ed è centrale in quella che è stata la nostra attività, ovvero la politica, come ormai tutte le teorie principali hanno ormai il punto diffuso, deve riuscire a fare sintesi, a fare concertazione. Quindi quando si parla di rapporto tra il mondo delle imprese, il mondo dell'università, il mondo della politica e delle istituzioni che poi materialmente devono prendere le scelte, e quello deve essere quello della concertazione, del confronto e della profonda comprensione del contesto. Ovviamente ci possono essere idee diverse, ci possono essere proiettorie di sviluppo che magari differiscono dal mio pensiero piuttosto che dal tuo, però questo come si può risolvere? Aumentando il numero, il campione di condivisione e di concertazione con gli attori, poi i player del territorio nel campo appunto imprenditoriale, con gli specialisti, con i professionisti, coinvolgendo al massimo tutti quanti questi attori per poi far sintesi. Quello che noi abbiamo fatto con l'Associazione degli Operatori Portuali e Marittimi è proprio questo. Grazie alla nostra casa, che è la Camera di Commercio, la Casa delle Imprese, con appunto nel 2012 il presidente Pepparelli, coadiuvato dal suo staff, da Francesco Lagani e da tante altre persone della Camera di Commercio che si sono impegnate davvero tanto e con caparbietà in questo percorso di dialogo, abbiamo fatto quello che in inglese viene definito il bottom up, ovvero un processo dal basso verso l'alto, non una scelta quindi top down, dall'alto, calata dall'alto, ma bottom up, ovvero concertazione, dialogo, studi, ipotesi che abbiamo avuto modo di divulgare con varie forme in questi anni. Il master plan che oggi la Camera di Commercio con l'autorità portuale ha redatto è la sintesi di fatto di tutti questi spunti, di queste idee che tutta la cittadinanza è stata chiamata a dare. Perché io ricordo gli annunci anche pubblici, mezzo stampa, che la Camera di Commercio ha fatto agli ordini professionali o piuttosto che a qualsiasi associazione, a qualsiasi cittadino, di partecipare a questo iter di dialogo che oggi ha portato a questa sintesi. Quindi io, nella mia personale visione, sono più ampiamente soddisfatto. Aggiungiamo che anche il nuovo presidente, il Alfio Pugliese, è molto attento a questo mondo delle imprese e soprattutto alla volontà di questo mondo, di farlo uscire, insomma, fuori da quel... Dopo Pepparelli, ha proseguito assolutamente il presidente Pugliese, in maniera anche lui egregia, questo percorso, ed è stato poi proprio durante la sua presidenza che si è sviluppata la consulta marittima all'interno della Camera di Commercio, e con questa consulta marittima si è creata questa sinergia davvero forte e stabile con l'autorità portuale. Quindi Camera di Commercio e autorità portuale sono riusciti a fare questo grande risultato. Quindi non è un sogno quello di pensare ad utilizzare il porto e il mare come fonte di sviluppo per il nostro territorio? No, un sogno assolutamente no. Ora c'è l'aspetto pessimistico e l'aspetto ottimistico. Io sono sempre stato per indole una persona ottimista. Quando ho iniziato questo percorso avevo 26 anni, oggi appunto ne farò 34, e sono ancora assolutamente positivo, anche se sono passati tanti anni. Ma sappiamo bene come funzionano alcune dinamiche, non solo a Crotone, in generale, purtroppo nella burocrazia del nostro territorio. E, vedendola negativamente, noi possiamo pensare, ma ci vorranno ancora tanti anni, bisogna dragare, il commissario per la bonifica, le bonifiche, ed essere negativi e piangerci addosso pensando che non si potrà mai fare nulla.
Viceversa, io, per come la vedo io, finalmente inizieremo ad avere degli strumenti tali che nel momento in cui adesso l'autorità portuale si deve riformare e diventare autorità portuale di sistema, quindi avere la nomina del presidente, e di conseguenza andare spedita sul piano regolatore portuale. L'autorità portuale quindi redigerà il piano regolatore portuale, verrà approvato a livello ministeriale e poi tutti gli attori del nostro territorio e chi ci rappresenta deve far sì che vengano utilizzati e spesi i grandissimi fondi che noi abbiamo a disposizione per l'investimento, quindi bonificare il territorio, dragare il fondale, costruire le banchine. Stiamo parlando, attendiamo queste risposte da un bel po' di tempo, però questo bisogna dirlo. E quando pensiamo appunto alla bonifica, c'è quell'area mare di fronte alle fabbriche su cui non si era mai riuscito a trovare un accordo su che cosa fare e su come sistemare quell'area. E dobbiamo anche su questo dire che per quella che è stata la divisione di questo master plan, quell'area a margine delle fabbriche, che area sarà? No, allora, in questo frangente non è stata presa in considerazione perché il master plan del porto è riferito esclusivamente all'area portuale. Quindi davanti le fabbriche ci sono state, ci sono ancora delle idee, delle proposte, una volta che bisogna fare queste barriere, queste dighe, e non essendoci neanche spiaggia alla fine lì, di pensare una banchina, di creare anche lì una sorta di banchina portuale. Però non è assolutamente stato preso in considerazione perché esce al di fuori dell'ambito portuale e di conseguenza non è di competenza proprio della stessa autorità portuale. Quindi, insomma, si sta lavorando per il porto di Crotone. Assolutamente sì. Soprattutto per dare spazio ai diversi settori dell'attività portuale, tenendo conto che, insomma, è un porto importante il nostro. Lo dobbiamo scoprire, dobbiamo rendercene conto di tutto questo. È uno dei porti più grandi d'Italia, come estensione proprio di metri quadrati. Attualmente è come una tavolozza bianca, quindi possiamo davvero sbizzarrirci e fare qualcosa di straordinario nell'interesse della nazione, non solo della regione Calabria, proprio della nazione Italia e di tutta la macro regione adriatico-ionica. E questo significa che accorcerebbe le distanze tra il nord e il sud? Sicuramente il porto permette, come dicevamo, una ricaduta in termini di prodotto interno lordo, quindi di generare ricchezza, che farà sì che gli indicatori di Crotone sicuramente si alzeranno. Se dobbiamo poi affrontare a livello proprio globale la dinamica del nord-sud, ovviamente non è riferita soltanto all'aspetto portuale, ma purtroppo abbraccia tanti settori, dalle infrastrutture anche proprio a livello anche culturale. Però non credo che sia questa la sede adesso di affrontare, avremo modo di parlarne di affrontare questo, in altre però occasioni. Io credo che dobbiamo assolutamente procedere su due binari, quello economico, infrastrutturale, imprenditoriale, al tempo stesso quello culturale, che permetta al nostro territorio di riappropriarsi delle proprie origini e non piangersi più addosso e puntare davvero in alto, perché abbiamo tutte quante le carte in regola e anche un passato della prima Italia, perché la Calabria era chiamata la prima Italia. Di sviluppo, e quindi dobbiamo andare in questa direzione tutti insieme senza scontri con nessuno, neanche ovviamente con il nord. Certo, senza divisioni, senza niente, ma con l'intento di raggiungere l'obiettivo, perché è importante il sistema, fare sistema, stare insieme, collaborare per un progetto che riguarda tutti quanti e che quindi può essere una soluzione ad altri problemi che ci sono nella nostra terra. Io ti ringrazio di essere stato qui con noi, Marco. Come al solito sei molto dettagliato nelle tue risposte. Insomma, questo è un settore per il quale ti stai impegnando tanto, un settore che comunque merita persone come te, perché significa che c'è autorevolezza e voglia di fare e quindi riesce a mettere insieme anche magari
quelle situazioni che di solito sono abituati ad allontanarci. Non dobbiamo più piangerci addosso, è vero. Quello mai. Perché solo così si può cambiare il passo della nostra terra, della nostra regione, del nostro territorio. Certo. Quindi grazie veramente per la tua presenza. Ci tenevo a parlare del porto perché si parla sempre di tanti argomenti, ma non dobbiamo dimenticare che il porto è un'area importante, come hai avuto modo di quasi dire. L'area, basta guardare Crotone dal satellite. Appunto. Per vedere quanto è grande il porto rispetto alla città, quasi come la grandezza stessa del centro cittadino. Grazie a Marco Tricoli per essere stato con noi e chiaramente ci vediamo nei prossimi giorni con conversazione con altri argomenti. We'll be right back.